siamo qui per il tesseramento della Lega 2021, vi aspettiamo tutti, siamo fiduciosi che la mente un attimo si apre e ci si sveglia e quindi vi aspettiamo. Ma siete gli unici a farlo? Sì, siamo gli unici a farlo, perché stiamo nel territorio, in mezzo alla gente, sempre, la Lega sempre presente in mezzo alla gente. Cosa manca alle donne di Corridonia o ai giovani di Corridonia? Ai giovani di Corridonia manca la vita, perché Corridonia, specialmente Corridonia centro, non c'è niente, è morta, è vecchia proprio, bisogna... Un po' di luce, ci manca un po' di luce a Corridonia, non c'è. Ma la luce c'è, ai pari, no, ma non è quella. No, un po' di luce, un po' di vita, un po' di, cioè, che, un po' di giovinezza, che ci ringiovaniamo sto paese, perché ormai è vecchio, sì, e non per la gente che ci vive, capiamoci, è proprio vecchio. Allora, siamo a distanza più di sicurezza, se per favore mi tiri giù un attimo la tira giù, perfetto, ok, per riconoscerti. Certo, arrivederci e vi aspettiamo tutti i sabati. Bene. Non sai nulla, ma ti ricordi qualcosa? Allora, no, non mi ricordo niente. Lei cosa sta a fare qui dopo una faticata in bicicletta? Io vengo a firmare per la Lega, perché io da buon leghista, ciclista leghista. Abbiamo i leghisti ciclisti. Leghista, sì, ciclista. Guarda un po' che fisico. Vediamo che fai. Fantastico. C'ho la tessera dell'Unità. No, società di bicicletti, no? Non so se c'è. Se c'è il coso, il. Mi sei un cazzo, sai. Codice fiscale non ce l'hai. Io mi ricordo solo PRN e PPN, non mi ricordo. Non lo so, chiediamo a Luigi, magari se vuoi la tessera che paghi la compili. Ma dopo. Da qualche parte ce l'ha, perché io le tessere sono fatte una vita che la faccio. Chiedi un po' a Luigi, va. Luigi, sei codice fiscale mia? Io no. Sulle cose vecchie? Se magari fa la tessera adesso e la compili. Il cazzo di io le mando su, non è che me ne devo. Oh, adesso legge per i leghisti, tutti i ciclisti. I leghisti sono tutti ciclisti, e anche le donne cicliste sono tutte cicliste. Questo è il comune di Corridonia. Senti, no, per i giovani, no, per i giovani, cosa proporresti, diciamo, ma anche nelle zone dove uno abita qualcosa? Ma ci servono centri di aggregazione. Ci sono i teatri a cielo aperto, ma non teatro per dire facciamo teatro, oddio cosa seria o così. C'è posti dove i giovani si possono incontrare, non all'angolo della strada, oppure ci stanno costruendo, adesso nei quartieri stanno facendo un centro di aggregazione. Comunque un po' di cose per i giovani, ma concorsi, gare di vario tipo, qualsiasi cosa che comunque può attirare i... Però la pandemia per non andare ci ha rovinato. Sì, è vero. Persone però, che hanno palestre chiuse, judo chiuso. Ma poi, a parte che tutte le idee che vengono alla gente, siamo disponibili ad ascoltarle per poter proporle poi, se è possibile, a chi di dovere. Però anche questo è il comune, a dare dei permessi, che ne so, per piccole manifestazioni di genere culturale, no, tra i giovani. Cioè, abbiamo un sacco di ragazzi che magari gli potrebbe pure piacere un sabato sera portarsi gli strumenti a fare piccolo, certo, concertino, allora, che ne so, con una, abbiamo con un sacco di finale, certo, così con la pizza, queste cose qua, che piccole cose, ma non ce l'hanno in testa il comune. Io purtroppo non le vedo. Qui c'è vicino a 100 metri a noi, era un luogo dove venivano fatte mostre e anche altri tipi di manifestazioni artistiche. Ha chiuso. Al comune doveva benissimo dire non chiudere, hai bisogno di soldi per incentivare, come dicevi te, questo avvicinamento tra la gente, anche perché adesso ci vorrà, perché piano piano speriamo di uscire da questa pandemia. Ma se non si cambiano qua sulle cose, dipende da noi, da voi, dipende dai giovani, bisogna che chiamate i giovani, perché sennò qua... Ma non solo i giovani, dipende da tutti noi. Io mi metto fuori perché ho 81 anni, ma tu sei giovane, quindi potresti starci.
Ecco perché aspettiamo tutti quanti, anche per farci una chiacchierata, certo, mica certo. Uno si deve tesserare per forza, però qualsiasi simpatizzante delle nostre idee, della Lega, vi aspettiamo tutti i sabati anche per una bella chiacchierata, ecco, un altro punto di incontro, ma certamente non di simpatizzanti della Lega. D'Italia, ma non si vedono, non ma guardi nessuno. Anche con quelli che non la pensano come noi, perché così almeno ci confrontiamo, certo, va bene pure ragione, quello il confronto, va bene, grazie. Adesso fammi riprendere il ciclista, che ormai leghista significa ciclista o ciclista significa leghista, ma guarda che belle gambe che aveva fatto. Oh, questo già l'età, è un pensionato, guarda come si mantiene bene. Oh, e tu non la fai bicicletta? No, io vado in motocicletta, io. Ah, meglio. Guarda, in uscita. Guarda che caruccia sta creatura lì.